abbiamo già provato la nuova Opel Astra. Nuova anche se trattasi di un restyling in realtà, a 3 anni dal lancio, l'ultima generazione del modello di segmento C di Opel si rinnova davvero profondamente, non tanto nell'estetica che rimane fedele al design originale, quanto nella meccanica e nell'infotainment. Ecco come va la nuova Opel Astra. Oltre 80 anni Opel è regina del segmento delle compatte, prima con la Kadett e poi con l'Astra, che è diventato un vero e proprio brand a sé stante. Tutte le motorizzazioni 3 cilindri hanno un contralbero di bilanciamento che permette di garantire un funzionamento assolutamente fluido e che niente ha da rimpiangere rispetto ai 4 cilindri, e una sonorità che è tipica però del 3 cilindri. Nuove sono anche le sospensioni che migliorano la qualità della guida, così come è stato rirapportato lo sterzo per avere un feeling più diretto. Un'altra chicca è l'impianto frenante a comando elettrico, questo lo rende più rapido di 3 volte rispetto a uno idraulico nella accumulare la pressione necessaria e soprattutto riduce le emissioni di 1 grammo. Il motore diesel 1500 è disponibile in 2 livelli di potenza da 101 e da 122 cavalli, mentre il benzina 1200 eroga 105 cavalli e il 1400 top di gamma ne eroga 145. Nuova Astra riesce ad ottenere emissioni di CO2 inferiori a 99 grammi per chilometro per le versioni benzina 1200 e di 90 grammi per chilometro sul diesel. La sicurezza è stata ottimizzata ulteriormente grazie a nuova telecamera HD Opel Eye che permette la frenata automatica di emergenza con anche il riconoscimento dei pedoni. Anche all'interno le novità non mancano, a cominciare dal cruscotto digitale di 8 pollici che va a invadere i due quadranti circolari dove trovano posto il contagiri, il misuratore del carburante e la temperatura dell'olio motore. Nuovo anche il sistema di infotainment con un display touch da 7 pollici o 8 a seconda dell'allestimento, anch'esso ad alta definizione, che integra tutta una serie di nuove funzionalità, comprese le funzioni live della connettività che permettono di avere il traffico aggiornato in tempo reale e altri servizi molto utili nella guida di tutti i giorni. Confermata la straordinaria ergonomia dei sedili che Opel sviluppa ormai da diverso tempo con l'associazione dei posturologi tedeschi e che quindi può vantare una seduta davvero comoda. La gamma italiana prevede 3 allestimenti, si comincia con un modello base che però è già riccamente allestito, definito GS Line, per passare poi alla Business Elegance e infine sul top di gamma Ultimate. Astra è auto dell'anno 2016 e quindi era già un progetto estremamente ben accettato dagli esperti del settore, dal mercato, e ora si rinnova molto profondamente perché più all'interno che all'esterno. Partiamo dai motori, sono completamente nuovi, benzina e diesel, 3 cilindri, il benzina sono dei 1200, dei 1400 e poi il diesel è sempre un 3 cilindri 1500. Sia con cambi manuali a 6 marce, oppure ci sono delle novità molto interessanti da questo punto di vista, perché c'è sia un automatico 9 marce, sono veramente la prima volta in questo segmento un cambio del genere, e insieme a un cambio a variazione continua, un CVT, che è davvero rivoluzionario. Questo è un qualcosa che forse andrà provato, perché finalmente abbiamo trovato la migliore quadra di questo cerchio.
poi non sono soltanto i motori che cambiano. La nuova Astra, sia nella versione 5 porte che nella versione Sports Tourer, raggiunge di nuovo i 0,26 DCX, un valore estremamente importante, ed è stato ottenuto lavorando moltissimo sulla parte inferiore della vettura. Consideriamo che il disturbo dell'aerodinamica al 40-50% viene proprio dal fondo della vettura, quindi si è lavorato moltissimo da quel punto di vista, insieme con l'adozione di un aero shutter. Quindi il raffreddamento della vettura viene chiuso quando non c'è bisogno di raffreddare il motore, e questo ha dei vantaggi sull'aerodinamica. Poi ci sono tante novità anche dal punto di vista del telaio, perché abbiamo rivisto il sistema delle sospensioni, lo sterzo, per dare ancora più quel feeling di guida da tedesca, come deve essere ogni Opel. I prezzi di listino partono da 23.800 euro.